Una delle cose più belle della vita per me è che guardiamo sempre oltre. Mi piace questa evoluzione costante. Progrediamo. Ogni giorno. Scopriamo nuove tecnologie emozionanti. E diamo un nuovo senso a chi siamo. E a come viviamo. Perché in fondo siamo noi a dare forma al nostro futuro. E il vostro come sarà? I nostri prodotti raccontano una storia meravigliosa. È la storia delle nostre famiglie. È la storia della nostra terra. La Sicilia. Trovate amici l'appuntamento con l'informazione di Telebrea sul canale 178. E l'altro ieri c'è stato un momento direi commovente in consiglio comunale a Ragusa, perché dopo quanto da novembre scorso, ora quasi 11 mesi, è rientrato in aula, in consiglio comunale, il dottore Rabbito. Lo vedete in questo momento, il dottore Rabbito è stato colto da malore a novembre dell'anno scorso, un ictus, e abbiamo avuto molta paura perché si diceva che le sue condizioni erano davvero drammatiche, e invece, grazie a Dio, come si dice, non che i miracoli riescono, ma c'è anche il fatto della tecnologia, la fortuna di essere magari preso in tempo, è sempre così, queste cose sono particolarmente importanti. Vedete, con difficoltà, ma lui ha riacquistato con molto lavoro, fisioterapia, sia la possibilità di muoversi, di deambulare, ma anche la parola. E quindi devo dire che è stato accolto da un lungo applauso da parte dei consiglieri comunali, e quindi aveva ragione praticamente il sindaco Cassì quando ha detto: non cambio l'assessore alla sanità, assolutamente non lo faccio, perché io ho fiducia e sono sicuro che il mio amico ritornerà a fare il suo lavoro da noi. Auguri quindi al dottore Rabbito per quello che ha subito e quello che potrà fare ancora per la nostra città. Queste immagini dimostrano che appunto da queste cose si può uscire bene. Detto questo, andiamo a parlare della situazione generale. Ora, purtroppo il livello politico lo abbiamo in qualche modo stabilito, abbiamo capito qual è la maggioranza, sappiamo che i numeri sono alti, quindi la maggioranza del centrodestra potrà viaggiare tranquillamente, e a questo punto noi ci aspettiamo risultati molto positivi. Che cosa sta accadendo intorno a noi? Sta accadendo un fatto drammatico: la guerra che è scoppiata, ma che noi non volevamo, non era una cosa nostra, ma noi ci siamo infilati, sia l'Italia che l'Europa, mani e piedi. Allora qualcuno potrebbe dire: perché preferivate lasciare l'Ucraina da sola di fronte a questa invasione? Non è così, certo, ma io avevo detto, suggerito, ma
per quello che conto io, che naturalmente la sproporzione è enorme, e anche se ora l'Ucraina riesce ad avere buoni risultati, la fine di questa storia non può essere diversa, perché magari si arriverà a qualche situazione definitiva, come appunto quando si parla di guerra nucleare, che alla fine, diciamo, non porta, non fa bene a nessuno. Quindi magari in quel momento la cosa migliore era trovare una soluzione immediata, non l'abbiamo fatto e siamo già a 7-8 mesi di guerra con ripercussioni drammatiche nei confronti non solo dell'Ucraina, ci mancherebbe altro, pensate ogni sera ai bombardamenti, una cosa che noi non crediamo più che potessero esistere, invece ci sono, ma poi anche dal punto di vista economico. Ma perché? Perché noi siamo un paese di babbi, noi Italia, no? Perché l'Italia, pur avendo un suo piccolo, non dico grosso, no? Serbatoio di risorse energetiche nel sottosuolo, a causa di interventi che secondo me sono poi solo di posizione, presi da ambientalisti e cose del genere, abbiamo pensato che è meglio andare a comprare dal vicino, che poi lui inquina, ma a noi non ce ne frega niente. Per esempio, noi compriamo l'energia elettrica dalla Francia. La Francia come la produce? Con le centrali nucleari. E quindi noi diciamo no, il nucleare no, perché? Però abbiamo 16 centrali nucleari dislocate al di là delle Alpi. Voi sapete che se ci fosse un minimo di incidente atomico, non è che le radiazioni si fermano nella nazione dove vengono prodotte. Quindi siamo andati a comprare l'energia in Francia o in Slovenia, che lo fanno con il nucleare, e poi ci siamo fidati del gas della Russia, del gas dell'Ucraina, dell'Uzbekistan, senza pensare che noi comunque un po' di gas l'avevamo. Questo però cosa ha causato? Che al momento della crisi noi siamo rimasti senza nulla. Ieri un titolare di supermercato, un supermercato piccolo, stiamo parlando, dice: guarda, caro signor Papa, io le devo dire che dalla prossima settimana noi aumenteremo anche questi prodotti, la ricotta, il latte, i formaggi. Cioè, perché? Perché vengono i produttori che dicono: io mi ho dato la luce, non posso fare la ricotta, il latte, ecco, aumenteremo tutto. Allora, perché? Perché poi c'è l'Ucraina, che a questo punto io dico, ma l'Ucraina era un paese ricchissimo, perché appena si è formato l'Ucraina tutto il mondo è in crisi, non riusciamo a dare a mangiare alle mucche, non abbiamo il grano, non abbiamo il latte, ma cazzarola, è possibile una cosa del genere? Eppure eravamo convinti che l'Ucraina non fosse un paese così ricco, ma con quelle risorse dovrebbe essere strapotente, dovrebbe essere ricco, non dovrebbe avere bisogno di noi. Comunque lì abbiamo fatto queste scelte e oggi ne piangiamo la conseguenza, perché non c'è giorno che non sentiamo che le nostre aziende sono al collasso, perché quando si parla di quintuplicare il costo del gas, quindi una bolletta che prima era 1, ora diventa 5, chi è che può andarci dietro? E il guaio è che non ci sono regole, cioè loro possono aumentare quello che vogliono e non c'è nessuno che può intervenire. Allora, in questa situazione è chiaro che lontano non andremo. Se non c'è il governo che fa qualcosa, per l'inverno, per l'anno prossimo, avremo davvero cavoli amari a non finire. Allora, a chi abbiamo chiesto informazione? Ho telefonato all'amico Leonardo Licitra, che è presidente di Sici Industria, un industriale. Voi sapete che gli industriali hanno aziende energivore, cioè loro consumano l'elettricità ma anche il gas, e si trovano di fronte a delle bollette che sono esorbitanti. Abbiamo chiesto appunto a lui come sta andando questa situazione. Vediamo.
Beh, inevitabilmente in questo contesto di fortissime tensioni geopolitiche è chiaro che il comparto industriale, in particolare il comparto che utilizza parecchia energia elettrica per far andare i propri impianti, è chiaro che soffre terribilmente la volatilità di un fattore produttivo quale quello del gas, che è strategico per buona parte del tessuto imprenditoriale ragusano oltre che siciliano. Quindi come le famiglie e se non di più in questo momento, insomma, le fatture legate al costo dell'energia sono perlomeno quintuplicate rispetto a un anno e qualche mese fa. Io faccio due domande, no? La prima è questa: ma non c'è un contratto per cui tu prima di aumentare il costo di un servizio lo devi comunicare? Prima domanda. La seconda domanda poi è questa: se uno non paga, che succede? Allora, innanzitutto il prezzo dell'energia elettrica è fortemente legato al prezzo del gas. Il prezzo del gas è in questo momento legato a uno strumento finanziario che è quotato presso il ormai famoso mercato olandese. Lo strumento è il TTF Dutch Natural Gas che, come dicevo anticipatamente, subisce le tensioni geopolitiche globali, cioè in particolare chiaramente la questione russo-ucraina. L'energia quindi è legata a questo fattore specifico, non esistono, o meglio, non ci è dato sapere dei contratti che i grossi venditori stipulano con gli acquirenti, anche italiani, però comunque siamo, come dire, soggetti inevitabilmente alla volatilità e quindi a questi aumenti repentini del prezzo del gas e quindi dell'energia elettrica. Chiaramente parliamo di industria, quindi non mi risulta che ci siano imprese in questo momento che non hanno pagato le fatture relative all'energia elettrica. Le imprese tendenzialmente ricevono fatture con scadenza mensile. E registriamo una cosa che mai avremmo pensato: addirittura i fornitori di energia elettrica fatturano l'energia in maniera anticipata sui dati a preventivo del mese precedente. Quindi siamo veramente in una situazione di forte sofferenza finanziaria delle imprese, perché stiamo perlomeno anticipando addirittura consumi che ancora devono essere fatti. Perché sappiamo tra l'altro che i più grossi distributori e fornitori di energia elettrica cominciano anche loro a soffrire perché sono costretti anche loro a pagare anticipatamente somme ingenti per poter a loro volta comprare nel mercato all'ingrosso l'energia elettrica. Bene, ora scendiamo un attimo nella politica. Pensi che il nuovo governo fra 15 giorni, purtroppo fra un mese, avrà la possibilità di fare qualcosa? Cosa potrebbe fare? Allora, sappiamo. È verosimile che il nuovo governo continuerà nelle politiche di sostegno alle famiglie e in particolare alle imprese. Sappiamo che inevitabilmente il governo dovrà stanziare, si pensa insomma, a una trentina di miliardi di euro, da 20 a 30 miliardi di euro per poter diciamo, sostenere questi extra costi che, ripeto, sono diventati pesantissimi sui bilanci delle imprese, per poter fare fronte a una questione, diciamo, di fortissima emergenza. Penso sarà un intervento inevitabile, inevitabile perché altrimenti veramente si rischia la chiusura a tappeto di intere filiere. Invece sappiamo che, tra l'altro, alcune imprese delle filiere, in particolare della carta e dell'acciaio, cominciano, diciamo, a subire o comunque cominciano a scegliere di fermare in maniera, diciamo, intermittente i loro impianti e quindi di mettere in cassazione le persone. Questo è un dramma sociale di proporzioni vaste, purtroppo. L'ultima, L'augurio è l'augurio è che chiaramente sì. l'augurio è che le tensioni sul mercato del gas terminino velocemente e in questo momento quello che registriamo è che comunque il mercato ha una certa resistenza
a salire, salvo notizia di ieri di queste esplosioni che hanno completamente interrotto il flusso di gas dalla parte nord europea. Per fortuna noi in Italia non abbiamo, diciamo, una ripercussione sulle quantità fisiche, perché è questo quello che dobbiamo vedere. Dobbiamo vedere le quantità fisiche, quello che importa, tutto il resto, ripeto, come dire, è soggetto a forte speculazione finanziaria. In realtà, ecco, con gli stoccaggi, così come riferisce il MITE al 90%, e con i flussi di gas che tra l'altro possono essere osservati benissimo appunto sui siti istituzionali, sul sito istituzionale del MITE, sembra che attualmente non ci siano grossi problemi, quindi così come dice il governo. Però è una situazione questa che evolve di giorno in giorno. Di giorno in giorno noi osserviamo innanzitutto la quotazione dello strumento finanziario del gas olandese, e poi il prezzo dell'energia elettrica, cioè il PUN, quello che sul sito del mercato dei sul sito del mercato dei gestori elettrico è presente tutti i giorni, ecco. A questo punto è chiaro che ci aspettiamo un intervento deciso della Premier, se è vero che le cose andranno avanti così, quindi bisognerà per forza dare una mano alle famiglie, alle aziende, però anche dovremmo cercare di convincere coloro che acquistano il gas di fare dei blocchi, perché non è possibile che si aumenta di un giorno e poi ecco noi andiamo a pagare in anticipo. Cioè, tutte le aziende che vendono gas si devono salvaguardare e poi vanno a finire con le aziende qui locali che sono costrette a chiudere. Dice, non ci risulta che aziende non abbiano pagato la bolletta. Sì, ma dopo due, tre, quattro bollette a 5 volte di più, a un certo punto qualcosa bisognerà fare. Quindi ci aspettiamo che il governo nazionale intervenga su questa vicenda della bolletta del gas, che per noi è assolutamente necessario che ci sia bisognerà calmierare queste bollette. Oggi è una giornata interessante perché c'è anche questa storia che si chiude una finestra per quanto riguarda la Ragusa Catania. Abbiamo anche un'intervista ancora con Leonardo Licita, l'abbiamo spezzettata perché quello parlava di gas, poi abbiamo chiesto di autostrada. Che cosa voi sapete qual era la situazione? Che è stato chiesto alle assessorati, alla regione, di ritirare i primi bandi e rifarli, perché effettivamente il prezziario era un prezziario basato sui costi di un anno e mezzo fa. Ora, fra un anno e mezzo e oggi ci sono grandi differenze. Già nell'acquistare 1 chilo di spinaci, pensate su questa vicenda qua. Quindi è stato fatto e oggi chiudeva il bando, cioè la possibilità di presentare le proposte, quindi di partecipare al bando per i famosi quattro lotti della Ragusa Catania. La Ragusa Catania, che come voi sapete non è un'autostrada nuova, ma è un raddoppio di questa strada che vedete, questo sarà un grave problema perché purtroppo ci troveremo ad avere per 3, 4, 5 anni, non so quanto tempo durerà, lavori in corso su tutti i lotti, perché si lavorerà tutti insieme per accelerare però tutti i lotti, quindi a questo punto se fanno, ora sapete che la Siracusa gela è arrivata a Modica, manca un pochino e quindi a questo punto ci converrebbe andare davvero dall'altra parte. Allora Leonardo, ancora Leonardo Licisa, la stessa intervista l'abbiamo spezzettata per poter affrontare due argomenti diversi, ci spiega, lui fa anche parte del famoso comitato della Ragusa Catania, ci spiega com'è andata oggi, vediamo. Innanzitutto sappiamo che sono pervenute le offerte. La gara si è chiusa alle 12 di oggi e sappiamo che hanno partecipato diverse aziende. Non ci è ancora dato sapere il nome delle aziende perché, tra l'altro, domani, se non nei prossimi giorni, si riunirà la commissione che valuterà
le offerte, ovviamente le offerte al ribasso. Sappiamo invece che tutti e quattro i lotti sono coperti da offerta e che l'ANAS si impegnerà affinché la commissione termini i lavori di valutazione, quindi di aggiudicazione dei lotti entro e non oltre la fatidica data del 31-12 di quest'anno. Entro questa data va fatta l'aggiudicazione perché il rischio è quello di perdere una parte di questi fondi, che, come abbiamo scritto già nei precedenti comunicati, sono fondi che subiscono una obbligazione giuridicamente vincolante. Quindi bisogna, come dire, rispettare i termini di aggiudicazione, altrimenti il rischio è molto forte. Io comunque sono abbastanza fiducioso che l'ANAS, come dire, metterà tutto l'impegno perché si sappiano, insomma, i nomi delle imprese che si aggiudicheranno i lavori entro Natale. Così, insomma, ci dicono e ci danno queste speranze. Comunque domani loro usciranno con un comunicato stampa e avremo le novità recentissime proprio nell'imminente, ecco. Allora, zio, mi raccomando, palle corte e risposte veloci. Le risposte dipendono dalle domande. Ma quali domande? E non lo sai. Cosa? Troppe domande mi fai, caro il mio nipote Marco. Carlo. Ma che hai cambiato nome? Sai dove possiamo trovare le risposte? Nella selezione del reparto tutto. Andiamo, Franco. Ogni occasione è buona per andare da Hard. Hard Discount. Prodotti di qualità e risposte veloci alle domande tutte. Il problema dunque è di arrivare entro il 30 dicembre con tutte le cose fatte, perché non vorrei che in qualche modo si debbano ritornare i soldi. Non li abbiamo spesi, certo, ma se ritorniamo i soldi questa strada non si farà mai più. Quindi è importante che ora si facciano i controlli velocemente, perché bisogna vedere se le ditte sono a posto, se hanno la capacità economica, perché alla fine il lavoro è 1 miliardo e passa diviso in quattro lotti, ci sono più di 250 milioni al lotto, quindi in media, poi non lo so come sono suddivisi, e però a questo punto devono essere ditte in grado di poter fare questi lavori. Quindi si faranno i controlli, si farà la valutazione e poi verranno assegnati i lotti. Questo entro il 31 dicembre, poi si vedrà quali sono i tempi di lavoro. Bene, bene, bene. Una cosa sta suscitando parecchia preoccupazione e sarà poi la politica a doverne discutere. In provincia di Ragusa, ci siamo trovati in una situazione anomala, che è quella che qualcuno sulle nostre teste sta decidendo di realizzare questo famoso parco degli Iblei. Perché dico sulle nostre teste? Perché la gente normale, il signor Tumino, la signora Iacono, per loro il parco è una cosa bella, perché pure per me, guarda che meraviglia in questa fotografia, e loro pensano che il parco sia una specie di posto dove si può andare a fare la scampagnata. Ti fanno la griglia, ci mettono le panchine, magari le paperelle, e puoi andare a vedere al parco, perché la parola parco fa pensare a questo. Quindi se andate da qualcuno e dici, ma tu sei favorevole al parco degli Iblei, a che c'è discussione? E come si dice, ma che fa, tu la vorresti levare la Villa Margherita? Ma neanche per sogno. Quindi c'è questa parola che fa pensare a chissà che. Invece, vi devo dire che il parco è un grande territorio, forse dicono gli esperti, io non sono bravissimo, il più grande parco d'Italia, perché andrebbe a coprire un gran numero di ettari, perché andrebbe praticamente da Ragusa alla Rotonda fino ad arrivare a Catania dall'altra parte, quindi
tutto il Monte Lauro, tutta quell'area fino a Ferla, Sortino, Vizzine, tutta quell'area sarà Parco degli Iblei. Dice, bello, ci andiamo a fare le scampagnate. Non è così, perché il parco vuol dire una esagerazione della tutela. Noi già abbiamo tante tutele paesaggistiche, perché è giusto, tu qui non puoi andare a costruire un palazzo a quattro piani in una foto del genere. Quindi abbiamo tante tutele paesaggistiche. Ci sono addirittura, pensate, che il Parco degli Iblei arriva praticamente al McDonald's, un po' dietro il McDonald's, cioè quasi in piena città. Tutto questo non è possibile e soprattutto le aziende che producono sono particolarmente preoccupate. E sapete qual è la cosa peggiore? Che quasi tutti gli organismi pubblici, quindi parliamo di comuni e anche province, Ragusa se la guarda la cosa piuttosto che intervenire, sono contrari. Eppure nessuno riesce a fermare questa macchina. L'altro ieri Orazio Ragusa aveva chiesto di prolungare, di dare ancora un po' più di tempo, perché il Ministero con questa famosa lettera dice, in considerazione delle esigenze rappresentate, ci serve presto le modifiche, bisogna integrare tutto quanto perché dobbiamo sbrigarci con questo parco. Ora io mi chiedo, ma questa è la prima. Il nuovo governo, che è fatto centrodestra, non ci sono grillini, ma non c'erano quasi più neanche loro, che sono stati quelli che in qualche modo hanno spinto, ma questa nuova realtà potrà in qualche modo rivedere e capire che sono tutti contrari i produttori, gli allevatori, quelli delle vacche, quelli che fanno una piccola, qualunque piccola iniziativa imprenditoriale, sono contrari al Parco degli Iblei. Eppure, perché c'è un piccolo gruppo di ambientalisti, non vi offendete, perché vedete, è così, noi oggi abbiamo fatto dei tabù. Cioè, per esempio, non si può parlare di gay, non si può parlare di ambientalisti, non si può parlare di altre cose simili, perché appena tu le accenni ti salgono addosso, ti vengono a dire ah, qua, là, e fanno l'inverno. Allora io dico, gli ambientalisti, con tutto il rispetto, ma non è il caso di controllare. Per dirne una, noi siamo produttori di gas, tutta la nostra provincia, come di petrolio. Ebbene, voi sapete che ci sono investimenti forti sul nostro territorio da aziende straniere che hanno già pronti 40-50 milioni di euro da investire per ricerche di gas. A noi oggi ci serve il gas. Bene, se tu vai lì e cerchi il gas, non te lo fanno cercare. E allora ecco dove qualche volta bisognerà cambiare modo di vedere. Gli ambientalisti hanno ragione, ma ci vuole sempre un po' di grano salis su queste cose. Quindi io direi a coloro che hanno interesse in questa vicenda di creare un organismo forte che possa controbattere, perché poi vedete, quando quattro no-triv si riuniscono, fanno bordello come se fossero 400.000, no? Poi ci sono 40 aziende che dicono non possiamo lavorare, come non gliene frega niente a nessuno, però quattro ambientalisti non li possiamo toccare. Ma questa è la incapacità di chi amministra. Io spero che anche il governo regionale possa rivedere queste cose, parlando di inceneritori, parlando di tante cose che ci servirebbero davvero. Come possiamo valutare tutto questo? Ho chiesto al nostro Peppe Lizio, che oggi riprende la sua rubrica settimanale del mercoledì, di affrontare proprio questo argomento. Vediamo. Cari telespettatori, come ha detto il nostro direttore, riparte la rubrica Sostiene Peppe Lizio anche per questa nuova stagione. Come al solito affronteremo svariati i temi e oggi non possiamo non parlare di elezioni regionali.
Ma se si vuole fare un'analisi attenta del voto regionale, non si può non partire però da un dato che purtroppo è veramente brutto, che è quello del forte astensionismo che si è verificato in queste elezioni regionali. Un siciliano su due non è andato a votare e prego la regia appunto di mandare un'immagine che ci dice come è una forte disaffezione dei siciliani alla politica, che non incide appunto nel reale svolgimento di quello che è la vita dei siciliani, vi è una scarsa fiducia nei candidati in lista nel territorio e soprattutto una delusione verso i partiti. Queste tre grandi macro aree hanno portato al fatto che appunto il 49% solo dei siciliani ha votato. Eppure è vero che la Sicilia è terra di emigrazione e moltissimi nostri ragazzi sono a Livorno, studiano fuori dalla Sicilia e non sono rientrati. E se si riescono a capire tutti questi meccanismi, comprendiamo il dato dell'astensione, su cui i partiti però devono riflettere e tanto. Che cosa ci dicono queste elezioni? Ci dicono che tutto sommato la vittoria del presidente Schifani era una vittoria annunciata. E il blocco sociale e politico che 5 anni fa aveva portato alla presidenza Musumeci, oggi ha invece portato, aumentando proprio anche i voti, alla presidenza Renato Schifani di Forza Italia. Quindi è cambiato semplicemente che da Musumeci siamo arrivati a Schifani. Il resto non c'è molto da dire. La coalizione raggiunge il 50%, avrà una larghissima maggioranza all'assemblea regionale, quindi 41-42 seggi sui 70, quindi potrà lavorare tranquillamente e potrà veramente incidere se riuscirà nel proprio intento politico. E come diceva il direttore poco fa, ci sono varie tematiche, basti pensare all'energia, al termovalorizzatori, alle infrastrutture che devono essere poi messe a terra. Ecco che qui la situazione del centrodestra è una situazione che si presenta ottimale da qui a 5 anni, devono semplicemente governare e far sì che quelle che sono state delle promesse elettorali più o meno concrete possono poi trovare attuazione. All'interno del centrodestra non possiamo non però evidenziare come è una bella affermazione di quello che è tutta l'area dei moderati, perché se consideriamo l'affermazione della DC di Cuffaro, che è con quasi il 6% e anche di noi del Movimento Autonomista e con Lombardo, quasi 7, ecco che l'area centrista di questa coalizione è veramente marcata, in uno al buon risultato di Forza Italia a livello regionale, un po' in controtendenza con il dato nazionale. Quindi la situazione del centrodestra è una situazione ottimale. Cosa accade dall'altra parte? Il centrosinistra ne esce sconfitto, malamente, soprattutto il PD, la candidata Chinnici arriva terza dopo Cateno De Luca, quindi con una campagna elettorale molto non incisiva. E se la vittoria di Schifani era una vittoria annunciata, anche la sconfitta della Chinnici era una sconfitta annunciata, soprattutto dopo la rottura del campo progressista con il Movimento 5 Stelle. E anzi, devo dire la verità che il PD ha di consensi ha tenuto, pensavo peggio, soprattutto perché negli ultimi giorni prima della presentazione delle liste forti erano stati i sommovimenti, gli abbandoni e il mal di pancia all'interno del Partito Democratico. Partito Democratico che ora a livello nazionale si appresta al congresso, a livello regionale oggi Barbagallo non lo si capisce come, dice che resterà al suo posto, ma un segretario regionale che perde in questa maniera le elezioni regionali non so se può ancora continuare, ma comunque una resa dei conti all'interno del Partito Democratico sarà l'8 di ottobre con l'assemblea. E però ovviamente poi le ripercussioni del congresso nazionale si hanno anche a livello regionale. La vera novità è ovvio che
quella di Carino De Luca con il suo 24-25%, è sicuramente un dato da attenzionare. Molto si è detto, voto di protesta, voto di disaffezione, eccetera. Però è ovvio che anche lì bisognerà capire quali sono le reali appunto istanze che Cateno intercetta e che cosa poi potrà fare a livello di assemblea regionale con i suoi eletti. Io penso che comunque Cateno De Luca deve continuare ad avere una sua visibilità, ecco perché già si parla di una sua candidatura come sindaco a Taormina o a Catania, perché se non è sotto i riflettori l'effetto De Luca va a scemare. Per quanto riguarda poi i grillini possono pur dire quello che vogliono, però vi è un dato oggettivo: hanno dimezzato anche in Sicilia i loro voti, perché 5 anni fa il loro candidato alla presidenza Cancellieri raggiungeva il 31,5 e ora il loro candidato alla presenza di Paola è al 15%. Si può dire arriviamo da brutti sondaggi, ora siamo arrivati al 15%, ma chi dimezza i propri voti non può poi contrabbandare una vittoria. Sono portatori di interessi ben precisi, sono partito del Sud. A livello regionale potranno incidere molto meno, perché se 5 anni fa avevano 19 deputati, quest'anno ne avranno 11. Ecco che quindi la sconfitta è eclatante. Cosa resta? Resta Armao, ma anche lì il terzo polo ha lavorato per le regionali tardi e male, erano troppo impegnati a livello nazionale. Dopo questa carrellata sul veniamo un attimo a quello che è avvenuto in provincia. In provincia devo dire che dobbiamo fare subito gli auguri e i complimenti ai deputati eletti. Tre sono già conosciutissimi, sono l'onorevole Di Pasquale, Giorgia Assenza e la Stefania Campo del Movimento 5 Stelle. La vera novità in provincia qual è? È quella di Ignazio Abate, che esce dalla sua modica con 10.000 voti e arriva con veramente quasi a doppiare come in termini di voti Giorgio Assenza, e quindi veramente un exploit, è uno dei tre maggiori votati a livello regionale. Oltre agli auguri di rito, l'augurio in questo caso è di avere una rappresentanza ragusana all'interno della giunta di Schifani. Schifani ha detto che vuole dei politici che però devono essere competenti nel ramo in cui verrà assegnata la delega. Questo territorio per molti anni, nelle ultime due giunte regionali, non ha avuto rappresentanza, e secondo me questo deve essere proprio il momento per far sì che anche questo territorio abbia qualcuno che all'interno della giunta lo rappresenti e che ne faccia gli interessi appieno. Quindi questo è l'augurio che possiamo fare per la nostra deputazione. L'ultimo elemento, ma lo affronteremo poi in una delle prossime puntate, è per andare a capire come il risultato prettamente della città di Ragusa a queste elezioni regionali poi si andrà a riverberare su quelle che saranno tra 8 mesi le elezioni comunali. Ma questo appunto ha bisogno ancora di un approfondimento, capire i voti di lista, capire le dinamiche, i flussi elettorali e come si sono mosse appunto gli elettori ragusani. Vero è che Fratelli d'Italia ha un po' lanciato la volata con quel suo comunicato per le prossime elezioni amministrative, però ancora i tempi non sono forse mai. Bisognerà assestarsi un attimo e anche vedere, come dicevo prima, se qualcuno della nostra deputazione a livello regionale potrà avere incarichi di governo. Quello sarà sicuramente un elemento molto importante da azionare. Quindi non possiamo non concludere sostenendo che 5 anni di giunta ci attendono, e non possiamo non augurare a questa giunta buon lavoro, perché
un buon lavoro fatto e un buon lavoro per tutti i siciliani. Alla prossima puntata. Io ringrazio Peppe Lizio per essere tornato dopo la pausa estiva. Lui, sapete, è un imprenditore che lavora su Ibra. Abbiamo occasione anche di parlare proprio di questa Ibra, considerando che ci sono, come vi posso dire, interpretazioni varie su quello che è accaduto quest'estate. I numeri sono una cosa, delle presenze, degli arrivi, la economia è un'altra, anche perché la gente ha cambiato un po' il modo di spendere. Magari una volta erano più, diciamo, di manica larga, oggi invece no, le tasche sono strette, quindi tu magari vedi tanta confusione, però poi la gente spende poco per ovvi motivi. Io viaggio, ma non mi permetto tutte le follie che facevo prima. Ci servono quindi degli appuntamenti che servono a attirare la gente. Il concetto è che questi appuntamenti, non so se sono in qualche modo presentati nel modo giusto. Intanto vi voglio ricordare la mostra di quadri, quasi, pensate, 200 quadri, 200, attenzione, queste sono foto che abbiamo fatto mentre stavano lavorando, quindi si stanno appendendo alla sala borse della Camera di Commercio in via Natalelli. L'amico Armando Sparacino, che è il curatore di questa mostra, è riuscito a trovare lo spazio per quasi 200 quadri, lo vedete, no? Non c'è un centimetro libero, quindi per chi volesse davvero vedere questa arte degli anni 70 e degli anni 80 del secolo scorso, presenziare, andare a vedere questa mostra è assolutamente necessario. La mostra si inaugurerà giorno 2 alle 18.30, ma già sarà possibile vederlo da giorno 1. Quindi chi dice ci vado prima, attenzione, attenzione, giorno 1, no? il venerdì, quindi siamo oggi e mercoledì, dopodomani, si inaugura anche la fiera agricola, che non è più del Mediterraneo, ma la fiera agricola a tutti gli effetti, la fiera agricola di Ragusa. Perché dico questo? Perché questo weekend è un weekend molto, ecco, magari non facciamo niente per 3 mesi e poi in un weekend ci abbiamo tutto. Questa mostra, c'è la fiera agricola, c'è la sagra dell'uva a pedalino, cosa che stiamo seguendo anche noi. Quindi vuol dire che gli avvenimenti si possono fare, tutto sta a cercare di coordinarli. Quindi questa è una bellissima cosa, la fiera agricola inizia venerdì alle 11 del mattino e durerà fino a domenica sera, poi c'è la saga dell'uva, insomma sono degli appuntamenti molto importanti. Un'altra cosa di cui voglio parlarvi è di questa iniziativa che si chiama la Via dei Tesori. A quanto pare è un format, cioè questi signori hanno inventato questo format e sono riusciti ad avere finanziamenti per realizzare questa manifestazione. Non c'è
nulla di male, assolutamente. Però vedete, quello che mi fa specie è che oggi c'è stata la conferenza stampa e purtroppo se la sono suonata e cantata da soli. Lo stesso sindaco, il sindaco di Scicli, praticamente giornalisti c'ero solo io, che era andato anche per discutere di altre cose, perché voi sapete che abbiamo il problema del ripetitore su Ragusa, e anzi io ringrazio in questo momento non solo il sindaco, ma anche il dottore Lumiera, con il quale noi abbiamo sempre avuto grandi sentimenti, perché ha capito qual è la situazione per il ripetitore di Ragusa e probabilmente domani farà questa benedetta determina per poter andare poi a mettere il ripetitore. Non c'era un giornalista, ma perché? Perché loro, soprattutto quelli che vengono da fuori e camminano 30 centimetri sopra la terra perché chissà che cosa si sentono, bene, sono convinti che tu basta che c'hai uno che fa il comunicato stampa, ma, e quindi tutti i giornalisti ne arricudiamo a Carruglia, perché dobbiamo andare tutti a sentire le cavolate che dicono non loro o altri. Noi dobbiamo far capire a loro che la televisione, noi non siamo della RAI come gli altri colleghi, noi siamo gente che lavora con i nostri soldi, con la nostra luce, con i nostri tecnici, pagando di tasca. E non potete pensare, e lo dico proprio a difesa, non potete pensare che un'azienda che vende mortadella, noi vendiamo mortadella, la regali da una parte all'altra perché quello è bravo. No, noi abbiamo bisogno anche di interloquire, di capire quali sono gli investimenti. Ci abbiamo pochi soldi, ma parliamone. Se tu invece non parli con me, ti fai la conferenza stampa da solo, come è successo. A questo punto io, che ero lì e quindi mi sono sentito in dovere di fare delle interviste, ho intervistato l'assessore Arezzo, Clorinda Arezzo, e il presidente dell'Umpli Sicilia. Io, sapete, sono presidente della Proloco di Ragusa, quindi il mio presidente provinciale, Giorgio Cacco, ma qui faccio gli auguri perché lui queste cose senza soldi mette a disposizione proprio le braccia della Proloco. Mi fa piacere, però chi viene da fuori ed è convinto che per quando viene da Palermo prende i soldi con i finanziamenti e vuole che qua gli diamo tutto, non mi pare giusto. Clorinda Arezzo, Giorgio Caccamo, un attimo di cronaca, poi Gianni Papa con lo sport. Grazie per l'attenzione, ci vediamo con le prossime edizioni. Ciao a tutti. Il Comune appoggia questa manifestazione da ormai 5 anni, quest'anno abbiamo supportato il gruppo giovanile che ha pensato all'organizzazione logistica, che è il Cordon Francese Blu. Abbiamo messo a disposizione la cava Gonfalone, anche se in data in gestione all'associazione del CAI e di RGS hanno trovato degli accordi interni per renderla fruibile anche con questo Festival delle Vie dei Tesori, e appoggerà sicuramente con una comunicazione costante di tutti e tre weekend, anche perché nei 3 weekend ricadono delle importanti manifestazioni che andranno a supportare le visite delle Vie dei Tesori. Ci saranno anche una serie di esperienze, di passeggiate proposte sempre all'interno del programma, che è consultabile sul sito www.viedetesori.it. Quindi la gente che vuole partecipare si può iscrivere? Si può iscrivere acquistando, non è gratuito, si acquista un coupon che si può, con ingressi o singoli o multipli, che si potrà utilizzare in tutti e 3 i weekend sia a Ragusa che a Scicli, perché ci sono queste 2 città che sono unite in un'unica programmazione, quindi ci si potrà anche ritrovare a girare per la provincia con un unico coupon. Ma allora, quest'anno la Proloco di Scicli organizzerà il Festival delle Vie dei Tesori, sarà un'importante occasione per poter entrare in questa famiglia e in questa rete. In questa rete che abbiamo con le Proloco di Scicli abbiamo coinvolto l'alternanza scuola-lavoro con la scuola Cadaudella, abbiamo coinvolto 40 ragazzi, 40 studenti che faranno da cicerone in 13 praticamente immobili. Quindi la Proloco sarà, diciamo, un braccio operativo. La Proloco sarà un braccio operativo e sarà l'occasione per potersi rapportare anche con l'amministrazione comunale di Scicli, che ringraziamo perché sta collaborando per poter aprire alcuni luoghi interessanti.
Apriamo la pagina della cronaca di questa sera. Non ce l'ha fatta purtroppo il trentenne originario di Modica, Riccardo Nigro, vittima, ricorderete, dell'incidente stradale che si è verificato lo scorso 14 settembre sulla provinciale 66, Pozzallo. Marina di Modica, il giovane, per caso ancora in fase di accertamento, alla guida di una moto di grossa cilindrata, si era scontrato con un'auto, una Ford Fiesta. Le sue condizioni erano apparse fin da subito estremamente gravi. È stato ricoverato d'urgenza al Cannizzaro di Catania, dove è stato sottoposto in un primo momento a un delicatissimo intervento agli arti. Le sue condizioni però si sono aggravate ulteriormente, come detto, dopo 14 giorni di ricovero per lui non c'è stato niente da fare. Adesso notizia che ci giunge invece da Palermo, dove due ragazze, pensate, di 12 e 14 anni sono rimaste intossicate. Il questore di Palermo, Leopoldo Laricchia, ha disposto la chiusura del pub Don Chisciotte per 30 giorni. Pare che le due ragazze, stando a quanto emerso dalle indagini condotte dall'agente della Polizia di Stato di Palermo, abbiano bevuto diversi bicchieri di alcolici fino, insomma, ad accusare intensi alori, tanto da richiedere un urgente ricovero in ospedale. Al titolare del pub, in questo senso, è imputato il fatto di non aver chiamato i soccorsi, l'ambulanza che sarebbe arrivata soltanto in seguito. Appunto, poi è stato disposto l'immediato trasferimento d'urgenza delle due giovanissime ragazze in ospedale a Palermo. Chiudiamo adesso con il capitolo Covid. Sono 1314 nuovi casi registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore, 177 i ricoverati, 12 di questi in terapia intensiva. Nelle ultime 24 ore si registrano 3 decessi legati al Covid. Per quanto riguarda invece la provincia di Ragusa, sono 82 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore, 4 i ricoverati, uno di questi è il Giovanni Paolo II di Ragusa. Questa è già una notizia, come avevamo detto ieri, il reparto di malattie infettive del Giovanni Paolo di Ragusa si era svuotato nella giornata di oggi, però un nuovo ricovero, uno al Guzzardi di Vittoria e gli altri due al Maggiore di Modica. Nelle ultime 24 ore non si registrano decessi in provincia di Ragusa legati al virus. Ed è tutto per la pagina della cronaca di questa sera. Andiamo avanti con il telegiornale. Lo vedete alle mie spalle, full time, perché una volta si diceva il risultato finale, oggi bisogna essere tutti figli della perfida Albione. USS Mariglianese 0, Ragusa 2. Due gol, uno di Cess e l'altro di Meola, nel finire del primo tempo, e Ragusa ha ottenuto una serie di cose importantissime. Uno per il morale, perché chiaramente vincere fa bene, come diceva una volta, anche agli orbi, ed è uno. Due perché ha portato la classifica, ha azzerato il problema della sconfitta col Catania, che poi ci poteva stare benissimo. Te perché ha preso subito confidenza con il campionato alla prima partita, diciamo così, normale. E quarto perché ha dimostrato che davvero, anche in un campo sicuramente non facile, come non sono mai stati facili i campi della Campania, ha imposto questa sua superiorità. Un 2-0 giusto, meritato, importantissimo. Un 2-0 che conferma la bontà sostanziale di un'ossatura, e un 2-0 che oggi domani, noi ci auguriamo non sia così, contro una, vedete, queste sono immagini dallo spogliatoio, contro una potenziale, possibile interessata a una lotta così per cercare di evitare brutte posizioni, è sicuramente un vantaggio, ti porta in ogni caso a partire meglio rispetto all'avversario che poi dovrai incontrare a casa tua. Tra l'altro notiamo che la Mariglianese è la squadra che domenica, che nella prima giornata, cioè due domeniche fa, aveva pareggiato addirittura a Trapani. Voi sapete che il Trapani è una squadra che ha speso un mucchio di soldi, ha preso centravanti che ha giocato in mezzo Europa, roba simile. Quindi è un passaggio importante, ma io credo che il più importante, l'aspetto più importante sia sotto il profilo della carica, del morale, del fatto che
pur essendo stati abbastanza ridotti, malumori, perché la Cusa aveva perso col Catania, tutto sommato la partita l'aveva fatto, aveva fatto degli errori, ma era normale, era la prima di campionato e tutto quanto, al primo avversario, diciamo, tra virgolette, di pari livello, la Cusa si è andato a prendere due punti, ripeto, importantissimi. Adesso è fin troppo facile, potrebbe... Non ci sarebbe manco bisogno di avere me qua, basterebbe mettere un algoritmo, partire, schiacciare il bottone e dire adesso bisogna continuare. E è innegabile che la partita di domenica alle 15, tra l'altro vi invito, non vi dico ad essere quanti col Catania, ma ad essere il numero accettabile, oltretutto perché la squadra sta dimostrando che merita di essere seguita, la partita con l'Ogri, avversario che ricorderete abbiamo incontrato tutte e due già a campionati vinti, abbiamo incontrato in Coppa Italia e siamo stati mazzolati sia lì che qua, dicevo, il Locri non è certo un avversario facile, come non sono facili le calabresi, poi è una squadra esperta, una squadra abituata alla categoria data, salito, sceso, eccetera, eccetera, è quindi una partita molto interessante che si preannuncia proprio degna di essere vista, per cui andiamo, io essendo giornalista della Gazzetta del Sud, per Locri è il pane quotidiano, perché le squadre calabresi del Messina sono quelle che continuano a seguire, e quindi andiamo, vediamoci lì, perché sarà sicuramente una partita molto interessante. Prima di passare alla passa l'acqua, ricordo che sabato esordisce in campionato anche la Virtus Club contro il... ora non mi ricordo se è il Pordenone, è una squadra del Pordenone, Porto Grau, una così alta, ora poi mi verrà in mente esattamente, quindi una squadra credo del Friuli, quindi ritorniamo ai vecchi tempi, io ricordo un esordio di un anno in B contro la squadra allenata, se non vado errato, da quello che era il genio della pallacanestro, che era, se non mi ricordo se era Tarjevic o roba simile, un grande successo del Ragusa sul Trieste. Quindi, bene. Detto questo, veniamo a parlare di note sicuramente più dolenti. Con le immagini Davide può passare alla passa l'acqua. Dunque, la passa l'acqua ieri ha perso per 37 punti, ne ha incassati 99, se non ricordo male, nei 10 anni di A1, e quindi a maggior ragione in precedenza, non aveva mai preso tanti punti. Onestamente riconosciamo che non ne ha presi, non è andato in tripla cifra, perché gli avversari hanno, devo dire cortesemente, con molta sportività evitato, si parla di squadre ad alto livello, ma non è questo ci può stare, la prima di non era neanche campionato, era Supercoppa, è stato un periodo travagliato, giocatrici che non stavano bene, eccetera, eccetera. A me, devo dirvi la verità, questa passa l'acqua, però tengo breve. Poi facciamo il discorso dal positivo, vediamo dal lato negativo. Questa passa l'acqua mi è sembrata un pochino deboluccia, perché anche le sue armi migliori, faccio un esempio, non ho visto un tiro da tre di Nicole Romeo, ma succede, capita. Le straniere si devono abituare, alcune hanno reso meglio per la Vitola, alcune meno. È una squadra che mi è sembrata ancora veramente alla ricerca di se stessa. Chiaramente ci sono molte novità, c'è un allenatore nuovo, c'è un modo di giocare, di affrontare la partita che è diverso, ma bisognerà metterci rimedio al più presto, perché ricordiamo che sabato alle 16 affronteremo una neopromossa che è il San Giovanni Valdarno, e l'opening day bisogna cominciare a mettere fieno in cascina i punti che contano. Io sono sicuro che la squadra ha grandissimi margini di miglioramento, non ho il minimo dubbio, però nella mia modesta competenza di appassionato, di uomo che vede pallacanestro da tanti anni, ma guardo bene, penso che un rinforzino non farebbe male. È però vero che è difficilissimo trovarle, quindi anche perché, non lo so, è un momento particolare, forse bisognerà aspettare un po', vedere se qualche giocatrice non si trova da qualche parte, ma certo che ieri, innegabilmente, non è stata una grande passa l'acqua. Primo tempo ancora, la prima frazione, la seconda già un po' meno, la terza è stata catastrofica, la quarta non c'era già più partita, visto una squadra tutto mi è parsa avere problemi anche sotto il profilo della tenuta, e quindi bisognerà rimediare. Sono sicuro che mister Diamanti ha tutte le possibilità
e le capacità per farlo, lui è il suo vice, e sono sicuro che le ragazze si batteranno subito per rimediare. Del resto la squadra, sotto il profilo dell'impegno, sicuramente non è mancata, per cui è mancato altro, ed è mancato anche nettamente. Ma trattandosi non di campionato di Supercoppa, trattandosi di prima volta, trattandosi di un terzetto di stranieri completamente nuovo, di una squadra che come titolari praticamente aveva solo Giorgio Consolini e poi Ostarello, per giunta anche lei, reduci da grossi problemi, e Nicol Romeo, anche lei, con problemi di ritardo di preparazione, beh, non si poteva pretendere molto. Però è un segnale al quale non bisogna evitare di non dare attenzione. Bisogna guardarlo come vederlo come va visto, cioè non è un pericolo, ma è uno stato di allerta. Detto questo, ci auguriamo che tutto sia giusto e che tra sabato e domenica, poi lunedì, potremo venire a raccontare sia per le due ragusane maschile e femminile di basket, sia per il calcio e le altre ble, sempre tante cose belle. Vi saluto. Mustang Mach-E All Electric.